e benvenuto. Sì, buonasera a tutti, sono Dario Ciampini, presidente di questa associazione. Io con questa è la quarta mostra che viene fatta qui al Palazzo di Podestà, la seconda dell'anno del 2012. Con questo qui Marco Paolo è da diversi anni io che vengo qui a esporre e tutte le volte c'è sempre delle cose sempre più belle. Anche questa qui è una mostra, diciamo, rispetto all'altra che era sulla macrofotografia, questa è insieme alle poesie ha un altro significato, perché qui c'è il paesaggio, c'è altre cose, ecco, che sono sempre bellissime come fotografie. Io vi ringrazio di aver partecipato e lascio la parola agli interessati. Io sono Massimo Rinaldi, porto il saluto di tante associazioni del volontariato fiorentino come l'Avis, come la Misericordia di Badia, che sono ben felici di unirsi in questo viaggio del cuore, dove Marco, con la collaborazione di Carmelina, di Claudia e di Carla, è riuscito a creare questa immagine del cuore che ci porta nei nostri più bei sogni. È un bellissimo esperimento che già è stato fatto in altre occasioni, ha ricevuto sempre un bel successo e anche oggi in questa fredda giornata invernale è riuscito a riscaldare il freddo galluzzo, l'anima. Ha riscaldato l'anima per amore. E quindi grazie agli autori, grazie alla organizzatrice Carla e sabato prossimo, sempre alla stessa ora, sempre in questo palazzo, avremo un'altra manifestazione in occasione della ricorrenza sia della giornata del malato sia della Virgo di Lourdes. Quindi non possiamo fare altro che ringraziare tutti e al Maiora. Allora, due parole su questa mostra che nasce sia con un contenuto professionale molto alto, perché Marco è un vero professionista ma anche un vero poeta dell'immagine, e con il contributo di poesie che io ho consegnato a Marco dimenticandole anni fa e che sono state valorizzate. Insieme a lui c'è appunto la collaborazione di Claudia Cinciripini, un'artista di fama, perché ha fatto già diverse mostre e si è dedicata alla figura della poetessa interpretandola nella sua maniera con una tecnica molto particolare. Claudio, vuoi dirci qualcosa sulla tecnica che hai usato sui tuoi lavori? No, certo, perché sulla tecnica voglio ringraziare tutti per essere qui oggi, e quello che mi unisce, diciamo, a te è questo legame che ormai da anni si porta avanti di conoscenza professionale e di stima. Per cui il mio vuole essere solo un contributo a questa forma molto alta di poesia e questo filo conduttore che dalla parola porta all'immagine. Io sono scelto alcuni tuoi lavori, alcune tue fotografie e alcune poesie sempre tue, e ho voluto dare un valore diverso, soprattutto nel trittico. Ti ho voluto ricreare in modi diversi, perché te hai una personalità così sfaccettata e hai sempre dedicato anche la tua vita, diciamo, all'arte, no? Tutte le sue varie espressioni. E vuole essere un omaggio alla tua personalità, no? Al tuo modo di essere. Quindi l'ho fatto molto volentieri e sono qui per questo, no? Per questo legame che ci unisce, la mostra sentito dal tuo amore, quindi penso sia sottinteso che c'è questo vincolo che ci unisce. Poi ho avuto modo di conoscere un altro un artista importante, e quindi sono contenta di essere qui oggi. Però è un piccolo contributo e spero che queste opere siano state gradite e basta, perché sono molto emozionata, quindi non parlo di... Dicevo tutto ciò era la scenografia curata, attenta, appassionata di Carla Bizzi, che tra l'altro è anche moglie di Marco Paola, ma è artista anche lei, poetessa anche lei, e ha ceduto il passo di fronte, è scultrice, ha ceduto il passo di fronte alle mie poesie, quindi io sono doppiamente grata.
Sull'11 ho una parola in più perché è una giornata molto importante, in occasione della 20ª giornata mondiale del malato, in memoria di Virginia Iorga, sarà presentata una nuova iniziativa di carattere culturale, un bando di concorso dedicato alla poesia che si intitola Fiori di Cactus, promosso da Maurizio Martini, che è presidente della Virginia Iorga Onlus e anche l'operatore che comunicherà, diciamo, attraverso il video che sta realizzando il progresso e il successo di questa mostra, che è una mostra di successo, si intitola Per amore, ma la testimonianza in questa giornata fredda di febbraio, freddissima, di tanta gente che è venuta, veramente riscalda il cuore. Io volevo invitare qualcuno del pubblico, perché sono tutte persone che parlano di arte, operano nel campo artistico, se vogliono dire una parola, anche Patrizia, se vuol dire Lucia, se vogliono dire qualcosa, perché loro vivono nel mondo dell'arte, anche il nostro amico di Arte Arte, se vuoi dire una parola. Ora io non le conosco tutti, ma chiunque voglia dire una parola è ben gradito. Silvano, vieni anche te, gli dice una parola. Ecco, Lucia Mazzetti vuole dire una testimonianza. Allora, signore e signori, buonasera e benvenuti qui a Galluzzo, in questo spazio bellissimo. Gli auguri che faccio sono a Martini, a Carmelina, al fotografo e alla pittrice di aver esposto in questo ambiente e di aver dato un contributo all'arte e alla cultura che ci fa sempre elevare i nostri sentimenti, i nostri cuori. Auguri a tutti voi. Buonasera da Lucia Mazzetti, grazie. Perché anche lui ha un carico di poesia e con le sue fotografie testimonia sempre i grandi avvenimenti che si svolgono in questo salone. Ecco Silvano. Beh, io soltanto sono più che contento di essere qui a questa inaugurazione, perché Marco, ormai siamo amici da diversi anni e so con quanta precisione, con quanta cura segui i propri lavori, e Carmelina ha avuto l'occasione di conoscerla non da tanto tempo, però la sua poesia mi emoziona, ecco, veramente, e il lavoro fra loro due è una cosa veramente per me eccezionale, perché se leggete queste poesie e vedete come sono state abbinate, ti dà una sensazione particolare dentro, si riesce a sentire veramente con le fotografie di Marco e le parole di Carmelina un qualcosa che ti prende il cuore, almeno per me in questa occasione. Ringrazio anche la Carla che ha saputo abbinare queste due cose. Carla Brizzi appunto ha una sensibilità anche artistica, ma anche particolare a seguire l'evoluzione di questi amici. Io sono contentissimo e ringrazio anche voi tutti di essere qui a partecipare a questa serata. Prossimo appuntamento all'11, vi aspettiamo numerosi anche con i vostri amici, 11 febbraio allo stesso posto, Palazzo del Podestà, per un incontro di nuovo con la poesia e con la presentazione del concorso Fiori di Cactus.